Voi come mai invece siete venute qui a inserirvi in questo lavoro qui? Che già eravamo in carcere. Diciamo, e spiega, come già eravamo in carcere? Eravate voi in... Lavoravamo in carcere, sì. Appunto. Abbiamo fatto le nostre attività nelle nostre carceri. Qua venivamo con la mediazione culturale, le prime cose che abbiamo fatto. Abbiamo le detenute extracomunitarie. Perché non sapevamo cosa vedere un avvocato, magari non conoscevano le lingue, non sapevano il sistema penale, come funzionava. E poi, stando qua. Quindi erano loro che facevate per conto dello Stato? No, siete dei volontari? Di libero? No, stavamo come associazione di Pioppo. Di Pioppo, sì. E poi invece qui dentro, chiacchierando un po' con le detenute, chiacchierando un po' con il personale, diciamo abbiamo visto che mancava un'attività stabile, cioè che non fosse legata al progetto, quindi con una data di inizio, una scadenza. E abbiamo cominciato a pensare che cosa si potesse fare all'interno del carcere, che poteva rimanere al di là del finanziamento, che comunque potesse dare lavoro, potesse dare professionalità e ci è venuta in mente l'idea di fare una cooperativa che producesse qualcosa, come Napoli, la patria del caffè, quindi giusto per essere arriva originale. per essere originali, ma più che altro anche se vuoi per spendercelo come valore aggiunto. E perché poi alla fine, per quanto complesso sia, si riesce comunque a chiudere il ciclo del caffè in maniera anche abbastanza semplice attraverso le fasi. Arriva chiuso, riusciamo a produrre 250 grammi. E quindi abbiamo pensato di fare questa cosa. L'abbiamo sottoposta alla direttrice, che tra follie ci siamo La direttrice capite. Sciarpi. Sì, però abbiamo avuto una buona mano.